Ah, qua possiamo salvare. Questo fa capire che è decisamente molto più lungo. Cioè, c'era dentro un filmato Wow. animato. Figo. Oh, ma quanto è caruccia la protagonista così, però. Ah, conta i passi. Aspetta, ma qui non è quello che era successo nel primo titolo? Sì, che andava a comprare il latte. Vabbè, il negozio si chiuderà presto. Oddio, perché mi ha guardato? Oddio, guarda gli occhi! Comunque è waifu material, eh? Hai visto, Ruby? Pazza come piace a te. Non ci vorrà molto. Cosa vedi? Sei sicura? Ora starà tornando a casa. Ora sono curioso di vedere com'è la mamma. Oh oh! Ok, ragazzi. Già ho visto un po' di sangue e la cosa mi piace. Mi piace un botto. Ah, vero, qua dovevo aggiustare pure la VTuber un attimo. Ecco, mi sono dovuto spostare un po' più a destra. Vabbè, proseguiamo, proseguiamo. New game. Oh, quanti bei occhietti! Ecco. Fantastico! Che bell'inizio! Ecco. Cammino verso la mia stanza, cercando di non guardarmi intorno. Ombre giocose danzano quella intorno a me. Si muovono sulle pareti, sul soffitto. Una di quelle ombre mi sfreccia accanto, sfiorandomi leggermente il viso. Sorrido e continuo a camminare senza farci caso. A volte è così facile perdere l'autocontrollo e la cognizione del tempo, volteggiando in una danza gioiosa. Hai visto, Yuki? Ora siamo ben oltre a quello che c'era nel gioco precedente. Ma un po' di fretta, mamma mi ha detto di andare a letto. Passo davanti alla cucina per andare in camera mia. La porta è chiusa, ma riesco comunque a sentire l'aria gelida che proviene dall'altra parte. Il mio primo pensiero è che ci sia un cadavere vivente che soffre nel buco della serratura, ridendo beffardo. E ora tu te ne rendi conto. Ah, che sciocchezza! Sono assolutamente sicure che non ci sono cadaveri nella nostra cucina. So per certo che non abbiamo mai avuto cadaveri nella nostra cucina. Sono assolutamente sicura che... Sì, però non dire così, che poi veramente il cadavere c'è. Mi metto a correre e mi precipito verso la porta chiusa. Le ombre intensificano la loro danza caotica. Stanno cercando di fermarmi o di calmarmi, non lo so. Non ha importanza in questo momento, non capisci? Agito le mani mentre corro, cercando di scacciare i miei fastidiosi inseguitori, ma poi mi rendo improvvisamente conto che non riuscirò a fermarmi in tempo. Non ho altra scelta se non quella di sfondare la porta.
Se c'è qualcuno dentro, lo spaventerò sicuramente a morte. Ma aspetta, come posso spaventare a morte qualcuno che è già morto? E se questo li facesse rivivere? No, no, non voglio. Che cosa faccio? Non riuscii a completare il mio pensiero quando la mia spalla colpì la porta e questa si aprì di scatto. Tutto sto casino per andare in camera sua, eh? Ah, bello suo sguardo. Rassicurante. Come mi aspettavo, non c'era nessun cadavere vivo all'interno. Ma c'era una busta di latte che avevo comprato oggi. Seduta proprio al centro del tavolo, che mi guardava con i suoi occhi smaglianti. Gli cambio lo sguardo, non succede nulla. Molto sexy, Igor. Anche se... cosa mi aspettavo esattamente? Gratitudine? Ho fatto qualcosa che la giustifichi? A una busta di latte probabilmente non interessa se si trova sullo scaffale di un negozio o sul tavolo della cucina di mia madre. D'altra parte, nessuno avrebbe bevuto il latte all'interno del negozio, il che significa che l'ho preso dal posto più sicuro del mondo e l'ho portato nell'ignoto più spaventoso. Mi dispiace tanto, poverina. Povero lattuccio. Ecco. Ora, buonasera. Sto facendo il seguito di una visione 9 in cui ci sta questa ragazza che è andata a comprare l'arte e poi si è scoperto che in realtà ha una mente abbastanza particolare. Mi volto per la vergogna e lascio la stanza in fretta e furia. Porto solo guai agli altri. Mi dirigo verso la mia stanza attraverso uno stretto corridoio. Ma è la mamma? Ma! Allora, io so che è la madre perché mi ricordo l'aspetto nel gioco precedente. Però cazzo, qui ti fa proprio capire che per lei la madre è un mostro. Sulla porta incontro una creatura informe e familiare. Mi blocca nelle sue grinfie e inizia ad annusare ogni centimetro del mio corpo. Come un cane affamato. E che cazzo? Come fanno i loli con le loli. Non sto lottando, so che è inutile, rimango in silenzio e sopporto la sua stretta morsa che mi impedisce di muovermi. Madonna santa, siamo ci afferrati! Dopo avermi annusato da capo a piedi, la creatura tende le sue orrende zampe, mostrando un unico artiglio. Sottile affilato come una lama. Ancora? Fisso interrogativamente le orbite oculari senza fondo del mostro. Non muoverti. La creatura mi stringe le mani fino a farmi scoppiare le vene. E io continuo a fissare le cavità nere che dovrebbero essere i suoi occhi, ignorando il dolore. Ho promesso così tante volte. Rimani ferma. Che stai facendo? Nel momento in cui lo dice, il suo artiglio mi trafigge il braccio. Non sento altro che lo strisciare appena percettibile sotto la pelle e l'anello dei tendini tesi. Appena l'artiglio mi inietta il suo veleno. Ah, ma è una siringa! La madre le sta iniettando qualcosa, raga. Ah. Sì, amore, quella, l'artiglio sarebbe una siringa. Fa male. Almeno così ho capito io. Un velo bianco appare davanti ai miei occhi. Le mie dita hanno un crampo e iniziano a contorcersi freneticamente. Perdo il controllo del mio corpo e scivolo lentamente sul pavimento. Proprio come l'ultima volta, ma... Perché sento così caldo? Sì, raga, mi sa che la sta sedando per davvero. Sento il mio sangue ribollire. Brividi fortissimi attraversano il mio corpo, paralizzando ogni singola cellula. Mentre le vene e le arterie si riscaldano, quasi scoppiando per la pressione. Provo a urlare, ma invece di produrre parole, vomito una densa... schiuma lattiginosa
La creatura se ne accorge e si scaglia contro di me con rabbia, afferrandomi per la gola e tenendo l'artiglio velenoso nel braccio. Fantastico! Ha proprio una mamma buona di cuore questa ragazza. Uccidimi, uccidimi! Urla isteriche che risuonano nel corridoio. In un impeto di follia, la creatura inizia a graffiarmi il corpo. Schizzi luminosi volano dappertutto, colpendo le pareti con un forte rumore. Cerco di imprimere nella memoria il punto in cui è caduta ogni goccia, per poterle raccogliere tutte in seguito. What the... Devo ricordare, devo. Una nuova ondata di dolore mi investe, tutto diventa nero come la pece in un istante. Dillo, non berrò mai più il latte. Io lo dico. Non berrò mai più il latte, mai più. Il latte è il mio amico numero uno. Dillo ancora. Non berrò mai più il latte. Perché dovrebbe bere il latte? Amore, ti poni le domande per davvero su sta roba? Sì. Oddio. Ti sta lavando i denti. Ma che figata, ragazzi. Comunque si vede che qua c'è più budget. Finalmente arrivo in camera mia. Sono così stanca di tutto questo rambusto. Per fortuna la mia stanza mi sembra ancora comoda e al caldo. Anche gli strani rumori che provengono dall'esterno non mi mettono affatto in ansia. Meno male, dopo quello che è successo prima. Mamma mi ha detto di andare a letto, quindi devo fare tutti i preparativi necessari. Mi sono lavato il viso e ora sono davanti allo specchio con lo spazzolino in bocca. Comunque, raga, io rinnovo quello che ho detto prima, ma trovatemi un altro stronzo in tutta Italia a portare sto gioco. Guardo il mio riflesso, non ho assolutamente voglia di dormire. Sì, capisco come... Sì, capisco come ti senti. E c'è stato un tempo in cui gli ultimi minuti prima di dormire erano il mio momento preferito della giornata. Un tempo. Mi piaceva anticipare l'inevitabile momento in cui la realtà e il mondo dei sogni si sarebbero scontrati. Mi sono svegliata per quel momento, ho vissuto tutto il giorno per quello. Il mio sogno più grande era quello di dormire tutto il giorno. Sarebbe stato così bello, ma i sogni sono sempre scivolati via lentamente, ma inesorabilmente. Come se qualcuno l'avesse ripescata dalla mia testa, uno dopo l'altro, finché non è rimasto nulla. E ora devo dormire di nuovo, anche se non ne sento il bisogno. Mamma mia, quante pillole. Porca puttana! Ma saranno tipo i tic tac, amore, alla menta o all'arancia. Magari fossero tic tac. Io prendevo le confezioni intere e me le sparavo tutte quante in bocca. Invece lei lo fa con, invece lei lo fa con i psicofarmaci. Mamma mia. Intanto mi sono fatto una bella bevuta fresca fresca. Signora, poi ho letto recensioni stranissime. E già mi incuriosisce che qualche italiano appassionato ci sia. Però io devo capire perché è così ben elogiata. Ammetto però che il primo titolo mi è piaciuto molto. Questo, sì, però questo però è molto più ambizioso del primo. Si vede che l'autore, avendo avuto un successo che forse non si aspettava, si è detto: ok, ma faccio il seguito e mi impegno di più. Dove è finito con il viso? Di solito prendo le pillole. È buffo, ma non ho idea di come funzionano separatamente, dato che li ingoio sempre in blocco senza pensarci. Ah, che tutte quante insieme. E va. Anche le tic-tac per davvero. O son Mentos. Ora voglio guardarlo meglio, farlo girare tra le dita, masticarlo. Fare di tutto per temporeggiare ancora un po'. Allora, una capsula rossa liscia e sporgente mi sta guardando, è ricoperta da una pellicola torbida e semitrasparente, ma riesco comunque a distinguerne il contenuto. Allora, cosa abbiamo dentro di te? Premo delicatamente la capsula
da entrambi i lati e con mia grande sorpresa si rivela morbida e soffice. Faccio una pressione più forte e la capsula scoppia. Il liquido appiccicoso e rosso brillante fuoriesce. Sporco, sporco. Sì, io non ho letto Furiamito, ma ci sta una recensione di questo gioco che dice, cioè su Steam dice, come parlare con un napoletano. Ammetto che io stesso non ho capito perché abbia scritto così. Perché i napoletani fanno tutti così quando vanno a comprare il latte. Boh. Visto le tematiche che tratta, secondo me ci sarebbe pure poco da scherzare. Ma infatti... La pillola finisce dritta nel cestino e inizia a lavarmi rigorosamente le mani. No, non esiste che io beva questo. Poi c'era una pillola piatta dello stesso colore rosso sangue. Su di essa erano stampate alcune lettere. Oh, ho capito. Ah, ok, Yuki, sto leggendo adesso. Allora, per quanto riguarda il latte nei sogni, dicono che sia una cosa positiva e che sognando latte vuol dire che stai cercando di risolvere un problema e la soluzione o qualcosa del genere. E mi è venuto in mente una cosa, non è che quella che ha problemi in realtà è la madre che sta cercando di tenersi vicino alla figlia perché quest'ultima sta cercando di cambiare vita? Guarda, Yuki, è un'analisi interessante. Quindi la madre è la stronza, mo? Vabbè, questo sicuro... Comunque mi piace un sacco. Sì? Come si dice? Mi piacciono i disegni. Cioè la grafica del secondo capitolo. Mi piacciono anche le animazioni, pixel art. Cioè così è più affascinante. Sì, sì, il primo lasciamo stare. Si capisce un attimo. Allora, però per dire la verità, il primo però l'ho trovato molto più... surreale. Sì, è vero. Per com'è strano. Mm-hmm. Raduna a casa di Vincent, hai capito, Iora? E poi ci ritroveremo tutti mortis. Vabbè, andiamo avanti, va. Questo è il farmaco che mi fa dormire molto, ma non è il tipo di sonno che voglio. Non ha fatto così, è falso. No, 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 non voglio nemmeno guardarlo. Ragazzi, ma voi sentite la mia ragazza, giusto? Salve. Penso che ti sentano. Anche la pillola finisce nel cestino. Ma l'audio del gioco va bene, raga. La mezz'ora successiva trascorre in modo simile. Studio ogni pillola da tutti i lati e poi trovo un motivo per non ingoiarla. Io invece invento le mie medicine e mi diverto a ingerirle una dopo l'altra, lasciandomi annegare nei loro effetti curativi. Ehi, il collo non mi fa più male. Ehi, la mano non mi fa più male. Ehi, la testa non mi fa più male. Ehi, il mio cuore non fa più male. Ehi, lo stomaco non mi fa più male. Gli occhi non mi fanno più male. Anche il culo non ti fa più male. Comunque, grazie per il feedback. Come mai non ci ho pensato prima? È così semplice, devo subito vantarmene con qualcuno. Ma non a mia madre, che mi sgrida e basta. E comunque sicura che io stia già dormendo, non voglio disturbarla senza motivo. Penserò a qualcosa da sola. Inoltre ho proprio voglia di fare due chiacchiere. Mi chiedo, chi sarà il mio interlocutore? Io, noi. Forse? Mi sa che siamo di nuovo... Sono di nuovo io. Ehi! E rieccomi qui! Ma guarda la sua stanza! Mamma mia. Guarda le scatole di latte sotto al lavandino! Ehi, da tanto che non ci vediamo. Allora, non è neanche passata un'ora, sciocca. Oppure, lo sai che non ci è permesso vederci più di una volta al giorno, vero? Amore, che rispondiamo? Ma io rispondo alla prima, va. Ecco che mi maltratti di nuovo. Non sei nemmeno un po' felice, neanche un po'? Sono piuttosto esausto oggi, anche tu. Non è vero. Hai bisogno di andare a letto. No, hai avuto il controllo per troppo tempo. Ora è il mio turno. Ah, sì, il gioco precedente. Ecco.
Starò zitto finché non finirà la medicina, che te ne pare? Non puoi farlo, devi fare del tuo meglio per farmi sentire meglio. È esattamente quello che sto facendo. Che prepotente. In realtà perché mi preoccupo di questo? In realtà non ho bisogno di te, per niente. Ah, se lo dici tu? Sono così energica e mi sento bene, che significa che posso fare qualsiasi cosa, e tu puoi solo guardare e agonizzare per la tua inutilità. Posso immaginare quando tu sei arrabbiato in questo momento. La preferivo prima, ora è totalmente stronza. Cioè, cosa ti ha reso così felice tutto all'improvviso? E perché dovrei essere triste? Cioè, ricordati un paio di ore fa. Non capisco cosa intendi. Smettila di mentire. Ancora non capisco. Vabbè, a differenza di te non dimenticherò quella patetica ragazza che non fa altro che lamentarsi per tutto il tempo. No, Vince, speriamo di no, perché già ho avuto troppe esperienze prima. E ricominciare dall'inizio. Ecco. Non provare a rovinarmi l'umore, voglio divertirmi mentre siamo insieme, va bene? Ah. Allora, ho voluto un attimo salvare, premendo esca. Perché un'altra volta il buco? Ecco. Quindi ora sei tu a dettare le condizioni? Già. Sono davvero così patetica? Di qualcosa. Sento le lacrime scorrere sulle guance. Az. Poverina. Non si è durata a lungo, però c'era da aspettarsi. Ehi, almeno ci ho provato. Vai a lavarti la faccia. Allora decideremo poi cosa fare di te. Oddio. Ragazzi! Ma ci sta un QR code! Dove? Ah, oddio, ecco, lo vedo! Oh, porca puttana! Aspetta, a prendere il telefono! No, ma è incompleto! Ma è incompleto il QR code, porca cotoletta! Scansionala! Sì, amore, ma è incompleto! Ah, vero, è incompleto! Non vedi! Ma ragazzi, sa che cazzo è sto QR code? No, ma è incompleto, raga, non funzionerebbe, secondo me. Ci provo un attimo, ma... Ma fantastico, non tengo neanche l'app installata, mo. Scusa, Mario, ma provaci pure tu, scusa. Ci sto provando. No, non funziona. Non funziona, è sì, incompleto, raga. No, non funziona. Sto provando. Forse... Io, raga, non funziona manco un pezzo. Ora, io non so se magari l'altro pezzo si trova da un'altra parte, poi bisogna unirli, cioè unire due immagini per fare un QR code completo, perché poi, vabbè, questo sarebbe poi da malati, Vabbè, proseguiamo. Sono di nuovo davanti allo specchio. Continuo a fissare il mio riflesso, cercando di non farmi distrarre dagli sguardi sprezzanti che le pareti mi rivolgono, cercando di non negare le loro risatine. Ma poi anche la me nello specchio mi mostra un sorriso inquietante, mi mostra i denti. E ciao tripla, buonasera. Beh, sei appena arrivato in un gioco abbastanza malato.
Chiudi gli occhi, ma non serve. Non sarebbe servito nemmeno se fossi sprofondata nel pavimento. Comincio a contare nella mia mente. 2 al quadrato, 2 per 2 al quadrato, un quadrato al quadrato. Una piramide quadrata al quadrato, una struttura piramidale al cubo, una struttura piramidale ipercubica. Ma che cazzo sta di? Mi sento meglio. Ora la mia testa si sta spaccando. Come ti senti? Oppure... No, scusi, se sei stato maleducato. Facciamo i carini coccolosi con l'emore, quindi ci scusiamo. Va bene. Non è colpa tua. Non è mai colpa tua. Ok, puoi dare colpa a te stessa, ma non esagerare. Non so perché, ma pensavo di essere in grado di prendere il controllo. Ero quasi pronta. Ero sicura che sei riuscita a cambiare qualcosa. Dopotutto, ero in grado di comprare il latte, sai? Sì, dovresti sapere quanto è stato impegnativo. Ah, e vi ricordo tutte quelle confezioni di latte sotto al lavandino, eh. Ecco. Si vede che è una che beve tanto latte. E ritorniamo sulle magiche pilloline. Ah, ed è per questo che hai buttato via la medicina? Che decisione stupida, vero? Vabbè, è una... Vabbè, una decisione... Cioè, è una tua decisione, no? Qualunque essa sia. Ha importanza? Cosa ne pensi? Non posso essere sicuro di nulla, e comunque non... E comunque non mi prendi sul serio. E allora perché l'hai fatto? Sentivo che sarei stata in grado di combatterlo da sola. È vero, il dolore si è attenuato per un po' in quel momento, ma ora lo sento triplicato. Fa così male. Prendi la tua medicina, altrimenti non ti parlerò. Oppure sai cosa fare. Ma ne facciamo una seconda. Famo il sai cosa fare, sì. Sconfortata, mi avvicino allo scaffale con le medicine. Ingoio le pillole una dopo l'altra. Avevo i tic-tac. Niente. Scacciando le visioni sgradevoli che continuano ad affiorare nella mia memoria. Eppure la mia mente disegna ancora un'immagine terrificante. Grumi di sangue coagulato in una patina trasparente scendono lungo l'esofago, graffiando le sue pareti morbide, lasciando dietro di sé dei socchi. E ora, hai visto? Ho beccato proprio il gioco perfetto prima di andare a dormire. Ecco. Scuoto violentemente la testa. Non mi importa se questo mi fa venire le vertigini o peggiore il dolore. Non voglio pensare a qualcosa di così ripugnante. Eppure, vabbè, non sei ancora... Cioè, non sei cambiata. Che senso? Hai paura di rimanere sola. E questo ti preoccupa molto più del dolore. Sì, credo. Lancio l'ultima pillola in aria e la prendo con la bocca. Azz. Meglio di un cane. Quando gli lanci un Wurstel. Allora, io mi pongo un attimo una domanda, no? Questa mo si sta riposando. Ma avete visto cosa c'ha vicino alla testa? È una ciabatta, raga. Penso sia... Sì. Cioè, raga, c'ha la ciabatta vicino alla testa. Perché preoccuparsi di un cortocircuito? Ma che sarà mai? E sono stronzo io che mi vado a Cioè, vado a pensare a ste cose in questo gioco. Mi sdraio sul pavimento, guardo il soffitto, sento chiaramente l'acqua scorrere nei tubi metallici lassù. Sento lo scricchiolio dei blocchi di cemento che un giorno cadranno sicuramente sulla mia testa. Ma non ne ho affatto paura. Non riesco a immaginare che la mia morte venga da là. Piuttosto, sta sollevando i suoi artigli da qualche parte in basso, aspettando che io perda la concentrazione.
Jump scare non arriva? Vuoi parlarne? Ok, niente, jump scare. Oh, scusa ragazzi, mi do un attimo un audio esterno. Allora, no, ne ho abbastanza di parlare. Cosa vuoi allora? Voglio solo sdraiarmi un po'. Se il soffitto dovesse crollare, non accadrà oggi. Puoi stare in silenzio, per favore? Ho bisogno di riordinare i miei pensieri. Estraggo con cura dalla mia testa i pensieri non ancora completamente formati e li dispongo sul soffitto in file ordinate. Ora è la mia lavagna di sughero. Colco dovrebbe essere sughero. Raga, allora, posso dirvi la verità? Sto sicuro è ancora più malato del primo. Nella speranza di vedere l'intero quadro, li scambio da un posto all'altro, la mucchio l'uno sull'altro, li sparpaglio in giro. Alla fine li butto via con la mano, infastidita, ricomincio da capo. Non posso farlo. Conosci l'espressione... Ah, cioè immagina i tuoi pensieri come qualcosa di piccolo, no? Come gli scarafaggi. Odio gli scarafaggi. Raga, aspettate un attimo. Che succede? Un attimo. Ok, no, era un attimo una telefonata. Allora. Ah. Che schifo, odio gli scarafaggi. Posso farli diventare lucciole? Ok. Cioè... Amore, guarda. Sono apparse le lucciole. Non è nemmeno il tempo di sbattere le palpebre prima che i miei pensieri, ormai sono lucciole, inizino a vorticare sul soffitto di propria iniziativa, formando disegni stravaganti. Capito, amore? Questi sono i pensieri suoi. Sì. Posso solo osservarli e aspettare il momento giusto. Solo che quel momento non arriva. Il suono beffardo del battito d'ali proveniente dal soffitto mi fa perdere la pazienza. Basta, ti odio. Ah! Io vi giuro, continuo a non capire che cazzo sta succedendo. Balzo in piedi e urlo a squarciagola. Le lucciole si disperdono. Allora, qua sono andato a fastidio. No. Molte persone si comportano così. Hai capito, boh? Molte persone. Ecco. Sì. Davvero? Non c'è da vergognarsi se si scatta contro qualcuno, se c'è un motivo per farlo. Avevi un motivo, vero? Mirrei sicuramente, credimi. Ci risiamo. Che intendi? Non importa. E comunque ho cambiato idea. Per favore, non rimanere più in silenzio così a lungo. Senza il tuo aiuto mi è difficile.
Bene. Alzo gli occhi per guardare ancora una volta il soffitto. Purtroppo tutte le mie lucciole sembrano essersi nascoste da qualche parte. Devo trovarle. Dimenticatele e va a dormire. No, riesco a non rispondere. Do un'occhiata alla stanza. Ci sono troppi posti dove una creatura piccola come una lucciola può nascondersi. Possono essere ovunque. All'improvviso sento un rombo assordante. L'orologio ha appena raggiunto la mezzanotte. È già così tardi, ma non posso andare a letto adesso. Mi aiuterai, ti prego, dimmi che mi aiuterai. Dai, smetti di fare il prepotente con me. Hai promesso di parlarmi. A cosa stavi pensando mentre stavi sul pavimento? Che cosa intendi dire? Dovresti saperlo meglio di chiunque altro. E questo punto non ho idea, è strano. Me lo dirai? Ma! Oddio. Ma! Ho visto... Allora, a parte che ho visto il comportamento di uno strangolamento. Mi rimbocco le maniche e inizio a strofinarmi intensamente gli occhi. Sono così pruriginosi. Che stai piangendo? Mi prudo negli occhi. Hai bevuto il latte? Aspetta, oppure... Ha portato il latte? E rispondiamo. Forse faccia... lui? Sì. Mi chiedo, se mi strappo tutte le ciglia una dopo l'altra, i miei occhi smetteranno di prudere? Ma stanno proprio fuori di testa. Raga, è meno male che prima era tranquillo il gioco. Cosa hai fatto? No, oh, mica si autolesiona pure. Ho bisogno di... Devo raccogliere il vetro? Poi devo... Devo fare un... farmi un bagno e poi... Oddio ragazzi, mica si vuole tagliare in una vasca da bagno per fare il suicidio? Sì, raga, perché se vi tagliate i polsi e poi se vi immergete in acqua, la ferita non si chiude e... goodbye. Ecco, prendi un po' di latte. No. Vedo qua. Siamo ritornati con la pace e la tranquillità per il momento. La cosa bella è che ero così tranquillo a leggere che quando poi ho visto sta cazzo di scena mi ha fatto venire un colpo. Sono in piedi al centro della stanza con la bocca aperta in cerca di aria, credo di aver appena sperimentato la morte. Non so come altro spiegare quello che è successo. Qua Ruby, ti vedo bello informato. Beh, è stato sicuramente qualcosa di speciale. Me lo dirai o no? Su cosa? Cerchiamo invece le luci. No, ma io volevo le parti più creepy. Ti stai comportando in maniera strana. Aiutami invece di parlare a Vanvera. Ho già avuto abbastanza avventure prima di andare a letto. Devo raccogliere rapidamente i miei pensieri e andare a letto. E comprare il latte, cioè comprare il latte è un'avventura. Esatto. E i miei pensieri si nascondono da me. Onestamente non ho idea di dove cercarli. Anch'io. Quindi dovremo... dovremo capovolgere il tutto, no? No, no, no e no. Se faccio anche il più piccolo dei pasticci qui mi sentirò davvero in colpa. Tutte le cose devono stare al loro posto e basta. Perché? Sto cercando di pensare a un motivo in questo momento. Non devi dirmelo se non vuoi. Risponde quello sotto. Sì, forse le diamo tempo. Non lo faccio e non lo farò.
Beh, ok. Quindi dobbiamo trovare minuscoli insetti in un mucchio di cianfrusaglie senza spostare nulla nemmeno di un centimetro. Auguri allora. Già. Rimango senza parole. Un'idea. L'ultima volta, diventare un personaggio di una visual novel mi ha aiutato a raggiungere il mio obiettivo. Ora voglio diventare un personaggio di un gioco d'avventura punta e clicca. Ecco. Che cazzo sto a leggere? Sai, quei giochi che hanno momenti in cui basta guardare diversi oggetti, inevitabilmente succede qualcosa. Sembra così divertente. E le cose che usi regolarmente, cioè, ti rifiuti di toccarli? Beh, lo renderebbe ancora più interessante. E sai qual è la parte migliore? Sarei tu a farlo. Oh no. Oh sì. Comincio a farmi prendere da panico non appena mi trovo in una situazione di scelta multipla. Continuerò a cambiare idea e finirò per piangere e scappare via. Vuoi che questo accada? Vabbè, fa quello che vuoi. Vado al centro della stanza e mi guardo intorno. Dove mi nascondere se fosse una piccola lucciola? Ah, è così emozionante. Ma ora che non capito, faremo qualcosa a livello punta e clicca o è semplicemente detto tanto per continueremo a leggere e tradurre? Il mio cuore si riscalda per la piacevole attesa. Ehi, cosa? Guarda giù. Beh, guarda in basso. Dopo un attimo, una piccola palla di luce e calore strisce fuori da sotto il mio maglione. Ah, se stava nascosto tra le boobies, sta lucciola. Ecco. C'è del fumo che viene dai tuoi vestiti. Il fumo! Il fumo. Non importa. What? Magari prende fuoco. Ecco la nostra lucciola, che sembra più una zanzara. Afferro con attenzione la lucciola, il tatto è piacevolmente rovente. La metto sulla spalla. Mi dispiace, piccoletto, è ora di tornare a casa. Come se fosse un ordine, una lucciola si alza lentamente, giro un po' intorno alla mia testa e poi mi vola nell'orecchio con la velocità di un proiettile. Fa il solletico. No, a me invece farebbe schifo avere la lucciola nell'orecchio. Ok, cerchiamo gli altri. Ok, mi sa che veramente. Oh! E finalmente c'è la modalità punta e clicca. Perché sul latte mi fai questo? Perché? Non mi permette di cliccare sul latte. Peccato. Questo è il ventilatore. Cosa c'è di così divertente? Ho immaginato di essere una lucciola che guarda dritto verso un ventilatore gigante. Sarei così gelosa. L'unica cosa che gli impedisce di volare è una gabbia in cui è rinchiuso e il cavo. È come un detenuto se ci pensi. Così triste. Continuiamo a cercare. Ma io volevo cercare il latte. Ecco. Vediamo un attimo le medicine. Guarda il mucchio di Pilo, lei mi gira la testa. Non voglio pensarci, non voglio. Cosa c'è? Perché è cambiata la musica? Ho quasi saltato la mia dose per oggi. Che imprudenza. Cioè, sarei potuta morire. Ehi, calmati, l'ha già sistemato oppure morirei comunque. Perché preoccuparsi? No, vabbè, brutta. La prima. Sì. Sì, perché me l'hai ordinato tu. Poteva andare molto peggio. Già. Tiro un profondo sospiro, mi avvicino e allungo la mano. Guai, è caldo. Ah, abbiamo trovato una lucciola, cioè un pensiero, un ricordo dalle medicine. Ecco.
Che coincidenza. E vai, alta lucciolina. Eppure questa entra direttamente nel suo orecchio. La mia mente diventa un po' più chiara. Queste sono pagine di quaderno. Incollate al muro con del nastro adesivo ci sono disegnati dei numeri. È l'unico tipo di informazione che riesco ad assimilare senza problemi. Ah, dosaggio ed effetti collaterali? Già. Pensavo... Non è la tua calligrafia, vero? Qua, Vincent, lo sto dicendo dall'inizio del gioco, che ci stai lavandino in camera con il latte sotto e ora te ne accorgi. Ecco. Ah, certo che non lo è. Linee tremolanti e spezzate, numeri orrendi, non è una scrittura. Sono più che altro segni di artigli. Non dimenticare di ringraziare tua madre. Non ho bisogno dei tuoi consigli. Il mio grido fa frusciare le pagine in modo irrequieto. Dopo un attimo una lucciola appare da sotto una di esse. Dopo... Ah, ok. Cioè, dopo... Cioè, ragazzi, vedete qua. Dopo essersi guardati intorno in modo professionale, decolla in volo, cioè decolla in un volo professionale e finisce per entrare nel mio orecchio professionale. I mezzi professionali. Continuiamo la ricerca. Sì, mezzi professionali che sicuramente non ho. Ah, analizziamo anche lo spazzolino, magari... magari tra i suoi dentini c'era una lucciola che è mossa sullo spazzolino. Bello quello che dice. C'è un bicchiere con uno spazzolino da denti e un piccolo asciugamano appeso vicino. Che spettacolo meraviglioso. Qua c'è Yuki, tu dici che in realtà non è latte ma è candeggina. E che la madre cercava di farle vomitare sta candeggina. Può essere. Cioè, quindi praticamente lei andava con questa candeggina. Oh mio Dio, se è così veramente. Sarebbe assurdo. Però avrebbe. Cioè, un bel ragionamento. Sì, che perché. Sì, amore, perché se ci fai caso, ad esempio, in America il latte è messo nelle stesse confezioni dei detersivi. In Sì, America. ne ho presente, però è una bella teoria comunque. Ci ho già pensato. Le mie lucciole sono intelligenti e brave, non entrerebbero mai lì dentro. Conosco l'igiene personale. Ah, conoscono? Va bene, guardiamo altrove. Inclino la testa all'indietro e quasi cado. L'armadio è appeso sotto il soffitto ad almeno 300 metri dal pavimento. E mi pare un po' esagerato. Stai scherzando? Anche se la mia stanza non tutta è destinata a me. Non importa, non mi interessa. La continuano a dire che non le interessa. E ho capito che non ti interessa. Da questo momento in poi ti ignorerò. Oh no, non lo farai. Allora comportati normalmente. Raga, meglio tardi che mai a dirvelo, però avete notato che ho cambiato praticamente il font della chat, anche se sì, avrei dovuto un po' sistemare alcune cosine, per magari dopo farò dei controllini, però penso che adesso vi piaccia un po' di più il font, poi non dà più problema all'emoticon come prima. Com'è creepy? Ah, se risponde a Yuki, pensa che rispondeva al font che avevo messo. Ecco. Si dice, ma perché creepy sto font nuovo? Allora, vediamo un po' che si può fare. Ok, ma se bug. Ah, ok, meno male. Chiedevo che si fosse buggato sto cazzo di cursore. E fammelo cliccare, sta roba. Ah, questo è il cestino. Ci sono dei rifiuti e ci guarda dentro con curiosità.
Confezione di pillole, pagine di quaderni e altri rifiuti. Noioso. Qui non c'è nulla, infatti nessuna lucciola che si rispetti si nasconderebbe in un cumulo di rifiuti. Ha detto non posso non darti d'accordo. E intanto, amore, ci sta quel bellissimo buchetto fuori dalla finestra. Ah, Madonna, che bello sto buco. Questo sopra invece che abbiamo. Giusto, gli insetti si divertono a impollinare i fiori e cose del genere. Hey, insetti birichini. Le foglie odorano di polvere e cartone e di morte. Sai che cioè che queste piante sono morte da parecchio, eh? È improbabile che un fiore, cioè una pianta morta, attiri un insetto. E non l'abbiamo scelto, sai? Perché non li butti? Non mi hai ascoltato per niente? Capisco perché questi si tenga queste piante morte. C'è una sveglia. È così tardi. Sei stanca? Ci puoi scommettere. Emetto uno sbadiglio teatrale e tendo le braccia ai lati. Poi le sollevo sopra la testa. 3-4, forse un po' di allenamento mi aiuterà a rinfrescarmi. Ah, cioè io ho chiesto a lei, ti ricordi gli esercizi? Questa volta ho fisso un paio di occhi sul quadrante dell'orologio. Un paio di occhi sul quadrante dell'orologio. Inoltre, in passato sentivo delle voci. Hanno chiesto aiuto, credo. Che confusione, davvero una confusione. Era un casino, vero? Un casino. Beh, stai facendo il conto alla rovescia? Mio Dio, finalmente. Che senso? Ok, in tutto questo non ho trovato manco la lucciola. Mm-hmm. Ciao Prince, buonasera, buonasera. Uè, Prince. Welcome, welcome, Prince. Come va, come va? Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che fare. Comunque Prince è arrivato proprio con una bella visual novel totalmente fuori di testa. Che ancora non ci sta a capire niente. Allora. Uno zainetto. A parte c'è anche il computer. Il portatile. Non lo tocco da anni e quindi si è ricoperto da uno strato di polvere spesso quanto il mio dito. Che ti aspettava, amore, che giocasse a Genshin? No. Un oggetto Genshin, bizzarro. Almeno. Temo che... Magari qualche visual novel hentai con le trappe. È una storia lunga e noiosa. Beh, meraviglioso. Parlamene. Insisto. Non ricordo come sia apparsa nella mia stanza. Probabilmente uno dei miei genitori l'ha portata qui perché non riusciva a trovare un posto migliore. Non mi hanno proibito di usarlo, al contrario mi hanno incoraggiato a farlo. Certo, ho passato le mie giornate davanti allo schermo, giochi, disegno, calcolatrice, ingegneristica, modellazione 3D. Tante cose divertenti da fare. Cioè, hai avuto hobby impegnativi. Sì, l'ho fatto prima di entrare nel web. Immagina di essere un criceto che vive sottoterra. Hai tutto ciò che ti serve per vivere bene. L'hai immaginato? Le tue analogie sono di altissimo livello come sempre. Perché adesso cosa cazzo succederà? Bene. Sei un criceto che vive sottoterra. Hai tutto ciò che serve per vivere bene. Ok? Ok. Però io, ed ecco la situazione. Vabbè, sei un criceto che vive. Ok, afferrato. Vuoi parlare di qualcos'altro? Vabbè, tu fino a ritornare con quell'argomento comunque.
E quindi, amore, le ho permesso di continuare su questo esempio del criceto. Mannaggia a me! In un giorno meraviglioso qualcuno ti seppellisce dalla tua casa per criceti e ti porta a negozio d'animali. Ora la tua nuova casa è una gabbia. Wow. È molto più comodo e caldo rispetto... Vabbè, al sottosuolo. E la parte più importante, qui ci sono molti vicini. Le loro gabbie sono identiche alle tue. E anche gli altri criceti sono identici a te. Ciò significa che siete tutti uguali. A parte il fatto che sono nati in quel negozio. Sì, mi hai fatto, Prince... Questa è una domanda un po' particolare, vita amore. Ha chiesto se i miei criceti sono delle talpe. In effetti, per vivere sottoterra, infatti, mi pare un po' strano. Cioè, ammetto, ragazzi, vi giuro, non so se i criceti. Ma i criceti vivono sottoterra, giusto? Cioè, il loro habitat naturale. Vi giuro, non me lo sono mai posto sto problema. Fino ad ora, dopo anni e anni di vita. Raga, mi sto portando un capolavoro. Ora mi starà facendo porre una domanda del tipo: ma si criceti in natura dove cazzo vivono? E voi prima di questo non lo pensavate! E poi dite che le live di Tzu non sono educative, non sono adatte ad ampliare il vostro cervello. Proseguiamo, va. Ah, ti chiederai cosa indica questa. Io ti dirò niente di niente. Ho dimenticato di cosa stavo parlando. Ah, che vaffanculo. Ho fatto tutto il discorso della filosofia della vita, lo scopo della vita, perché viviamo, gli insegnamenti che posso dare, e poi dici che ti sei dimenticato tutto. Ma mi hai fatto fare solo una figura di merda. Vorrei interrompervi un attimo. Ho la risposta sull'habitat naturale di criceti. Vabbè, pure tu che vai a cercare su Google, dai, che... Essi vivono generalmente in luoghi asciutti, nelle steppe, tra le dune di sabbia e ai confini dei deserti. I deserti? Sì. I criceti! Sebbene il criceto comune si trovi spesso nella campagna coltivata, tra i raccolti o i campi arati. Ma ragazzi, giuro... Io rimango totalmente senza parole. Non sapevo che criceto vivesse nel deserto. Vabbè, proseguiamo. Questa volta cerca di evitare l'esempio subito sui criceti. Sai che non sono io la colpevole. Quindi... Ah, sono colpevole, so io. Ah, ok, ma finalmente si fa capire. Avevo molte amiche online. Decine, centinaia. Impossibile contarle. Impossibile? Ne avevo esattamente 317. Ah, su Facebook forse. Tuttavia credo che nessuno conti il numero esatto di criceti quando entra in un negozio di animali. Ehi, non distratti. Oh, giusto. Dei miei 317 amici, 68 erano appassionati di giochi, proprio come me. No, ma il problema più che altro è questo, carissimo. Di tutti questi, chi sono realmente amici? Forse nessuno? Sì, Rubin, sicuramente lei non ha amici e amiche. A 130 di loro piaceva disegnare. Proprio come a me. Hai capito, amore? È un artista. I restanti 119 erano appassionati di calcolatori e modellazione 3D. Scusate, ho mutato. Non sapevo che era una disegnatrice. Infatti, amore, ti assomiglia. Ecco, però... Però con la frangetta lunga, i capelli lunghi e... Ho gli occhiali. Vabbè, amore, però devo ammettere, la frangetta è più o meno come ce l'hai tu, Questo dici? Lo devo ammettere. Sì. Ma io l'ho lunga, invece. Sì, è un po' più lunga, però più o meno è come ce l'hai tu. Vabbè, cioè, ragazzi, questo mi fa capire con chi sto fidanzato. Ehi. Amore, mi raccomando, non andare pure tu a comprare il latte, Domani, mi raccomando! No. Perché poi mi toccherà assorbirmi tutto questo, raga. Tutto questo. Ecco. Vabbè, dai, proseguiamo, va. Andiamo avanti.
E quando dico equamente, non intendo dire 59 amici e mezzo per parte. Va bene? Si possono dividere i numeri in parti uguali senza problemi, ma la matematica non funziona così quando si tratta di amici. Un grande enigma, vero? Ok, afferrato il punto. Sapevo ovviamente che su web non esistono persone reali. Azz, voi siete convinti di quello che sta a dì? Prince mi dice di stare attento, amo, da te. Perché? Devo... Perché ho gli occhi demoniaci. Occhi rossi demoniaci. Ecco. Oh, amore, guarda. Allora, raga, oh, raga. Cioè, ma sto leggendo una frase interessantissima dopo ore e ore e ore. Ho anche capito che tutti i miei amici muoiono nel momento in cui spengo il mio portatile. C'è una cosa assurda. Ah, è venuto un raid, ragazzi. Un raid? Raga, grazie, ragazzi, benvenuti tutti quanti. Scusatemi, non è passa l'alert del raid. Grazie mille. Grazie mille a Claneco-chan per il raid. Grazie mille, Claneco. Benvenuti. Benvenuti a tutti quanti. Siete proprio arrivati nel momento in cui sto a portare un gioco letteralmente fuori di testa. Che tratta filosofia e chissà cos'altro. Comunque, ragazzi, sta frase, vi giuro, è da incorniciare. Ora faccio uno screen e me lo metto come sfondo del PC. Perché per certi aspetti è anche vero. Perché quanti amici conosciuti nel web sono veramente amici? Perché una cosa è sentirsi qualche volta, un'altra cosa invece dimostrare l'amicizia con anche dei comportamenti. Ok, Clanico, mi fa molto piacere. Sì, di solito io tendo più che altro a streamare visual novel e JRPG, quindi sono uno streamer abbastanza di nicchia e porta sta roba un po' malata. Quindi diciamo che cioè, tutte le persone qui presenti sono un po' particolari per seguirmi su sta roba. Vabbè, proseguiamo, va? Ma non ero nemmeno un po' preoccupata. Perché? Sai in cosa consistono i programmi per computer? Sono solo una combinazione di numeri. Sì, questo è vero. Sarebbe il codice binario. Il che significa che anche i miei amici sono numeri. Non è divertente? Non proprio. Perché li chiami amici allora? Chiunque condivide i miei interessi è mio amico. E non mi interessa se sanno della mia esistenza o meno. Cioè, è proprio il mio pensiero opposto. Quindi a questo punto io ce la vedo a streamare a statizia, raga. Però, vabbè, in effetti è anche vero che in tutti questi anni che faccio video streaming l'ho preso tante volte nel culo dalla gente. Quindi forse lei non ha tutti i torti a pensare così. Sì, per esempio, Claneco, sto streamando Xenogears, che sarebbe il primo gioco del filone Xeno, no? Anche se i Xeno più conosciuti ultimamente sono gli Xenoblade. E poi, vabbè, più avanti porterò anche dei JRPG tipo Persona, che non è Persona, ma è qualcosa di similare. Comunque, come stavo dicendo, ogni programma ha il suo algoritmo e il suo scopo, la sua formula matematica. Se risolvi questa formula, sarai in grado di prevedere il comportamento del programma in qualsiasi momento. Più vai avanti, meno capisco cosa intende. Non c'è bisogno di seguirmi, basta ascoltare. Finisce come... Amore, hai detto che ha detto Ruby? No, prego, no. Finisce come Ame in Indie Stream. No. Oh, bellissimo, lo sto menzionando. Mi siedo sul pavimento e lo schermo del portatile finisce proprio davanti a me. L'unica cosa che vi si riflette è il mio volto smorto.
Una persona del web è solo un'immagine casuale. È una stringa di lettere casuale. Le parole e le azioni della persona del web sono solo codice eseguibile. Ah, fammi sapere se hai bisogno di una pausa. Oddio, raga, ma questa è totalmente logorroica. Amore, ma questa è come te, come quando te andiamo al sushi. È come Keiji. Amore, è come te, che stai a dire, raga, mi ripeto, ogni volta che lei andiamo a mangiare il sushi si mette a parlare per ore e ore. Cioè, io voglio mangiare e lei parla, io per tappare la sua bocca prendo un pezzo di sushi e glielo ficco in bocca ogni volta. Ancora questa cosa. Ma è la verità, ma devo fare ogni volta così. Io per questo ordino... Ma io per questo ordino portate su portate dal tablet, così ho sempre un pezzo di sushi usato per tapparti la bocca. Io attivamente non parlo molto, quindi... Non parli molto? Minchia! Avrò utilizzato circa 50 pezzi di sushi per tapparti la bocca. No, vabbè, ma io non parlo. Io non parlo spesso, solo quando mi va. Sì, sì, ma infatti Prince è così, io mangio anche per lei. Visto che lei mangia molto meno di me, mi tocca mangiare anche le sue porzioni. Quanto ti odio, quanto ti odio. E fu così che... Amore, tutto a posto. Tutto a posto, purtroppo. Tutto a posto. Purtroppo? Ah, non sai che ti perdi. Ok, dai, continuiamo a leggere, va. Andiamo avanti. Un giorno è apparso qualcuno. Da quel momento in poi il mio portatile rimase sempre acceso. E complimenti a Yuki che pensa sempre male. Non esistono persone vere sul web. Ma lui era bravo a fingere. Oddio, di chi stai parlando? A un certo punto ho lasciato che mi ingannasse. Ehi, guarda, sì. No, perché? Ma non sembra che cazzo era? Ma mica era tipo un lolicon questo. Vabbè, proseguiamo. All'improvviso una lucciola striscia lentamente fuori dalla griglia di ventilazione del portatile. La raggiungo così posto sul mio palmo, lampeggiando in continuazione. Credo che stia cercando di dire qualcosa. Vabbè, non è interessato a sapere cosa voglia dire sta lucciola. E comincia a brillare come se tornasse in sé. Per un po' di tempo riflette sul da farsi, poi si alza in volo e si precipita nel mio orecchio. Vabbè, continuiamo la ricerca. E infatti la tua storia? Devi essere arrabbiata perché ti ho interrotta. Scusa. Se fai tutto bene finirò la mia storia, forse. Lo prometti? Lo prometto. Non lo farò. E se lo dimentichi? Allora ricordamelo, con una parola in codice. Per esempio. Quale parola in codice? Mi verrà in mente più tardi. E per ora continuiamo a cercare le mie lucciole. Continuiamo, credo. Ah, ragazzi, posso finire la ricerca? No, ma io voglio continuare. A parte il fatto che mo sono curioso di capire di chi cazzo stesse parlando. Allora. Poi rifiniamo. Questo è il climatizzatore, forse. Ah, almeno questo, so. Cioè, ce l'ha lei, non ce l'ho io. Ecco. Sì, è il condizionatore. Vabbè, Cristo, sapessi quante persone ne ho incontrate io. Però potesse che lei abbia incontrato magari un serial killer, uno psicopatico. Cosa è successo? Le lucciole non possono essere amiche degli scarafaggi, è meglio cercare altrove. E infatti, perché dovrebbero stare gli scarafaggi lì? L'hai dimenticato? Sei stato tu a dirmi di considerare i miei pensieri come scarafaggi. Sì, ma... Pensi che sono diventate... sono diventati lucciole, no, i miei pensieri. Ma gli scarafaggi non scompaiono così. Così hanno occupato questo posto. Lo capisci adesso? Non sto capendo un cazzo.
Ah, e finisce così. Va bene. Io vi giuro, ancora non continuo a capirla, ragazza. Quindi, amore, sta attenta quando accendi il condizionatore, potresti ritrovarti qualche scravaggio che ti saltella in testa. Io in questo momento ce l'ho acceso, ma in modalità ventilatore. Cazzo. Cioè, ti devi proprio buttare addosso volando. Ecco. Oddio. Ah, potevo attivare la musica. Vabbè, musica interessante poi. Che cazzo sti foglietti? Cosa sono? Queste sono le foto dei miei ricordi più belli. Del tipo? Ah, no, aspetta, ma non so... Ma non c'è nulla, mo! Ah. Oh. Le ho fessate così intensamente da bruciarli con gli occhi. No, in realtà, secondo me, lei non ha neanche un ricordo felice su Stefano. Non ha niente, raga! Che vita di merda! Non lo so, è proprio... Io sto provando pena per lei. Ora stanno solo coprendo le crepe nei muri! Crepe? Dimentica. Continuiamo la ricerca, o no? Mamma mia, che vita di merda. Qua ancora non mi fa cliccare la stronzetta. Allora, cos'altro possiamo... Ah, qua! Questo cos'è? Ah, quindi le radio... Nei radio non ci sono dialoghi, puoi solo accendere o spegnere. Oddio, ma che è sta musica? Si ascolta musica allegra, raga. Mamma. Quanta cazzo di inquietudine mette sta musica? Raga, ma veramente non dormiamo più qui. Oh, raga, vi sfido. Sfido a chiunque di mettere sta musica di sottofondo prima di andare a dormire e di tenerla per tutta la notte. Non credo sia molto salutare la cosa. No, sono curioso di vedere cosa genererà il mio cervello nel sonno. Porca miseria. Ok. Sai che non mi ricordano queste musiche? Ah, ma lo stile che si sente anche in Yumenicchi. Sì, è vero, un po'. Raga, è proprio questa roba, è proprio la stessa roba malata. Sì, è tutto Yumenicchi style. È vero. Forse si sono un po' ispirati. Amore, l'autore è uno solo, Sì, lo so. Cioè, si è ispirato. Madonna, ma uno peggio dell'altro. Pesco Togger, sta roba, onestamente. Proseguiamo con la nostra ricerca. Lo Zenetto. Ok, Zenetto della scuola, logo Renzuso, sta quasi urlando la sua inutilità. Da un'altra angolazione sembra un ventre pieno. Ah, anche il suo contenuto sta rigurgitando, decomponendosi e trasformandosi in una sostanza appiccicosa e molliccia. Chissà che cazzo ci sta dentro. Che bella immagine, devo ricordarmela. Non è per niente bello. Ah, qua per aggiunge brutto e terribile. Quale mettiamo? La prima, credo. Io metto la seconda. Tu sei lì, ma non mi interessa. Ti stai prendendo il gioco di me? Questo non lo farei mai, ma dopo tutto non sei il mio animale domestico. Non ho intenzione di continuare questo... Cioè, con questa... Questa roba no sense. E questa volta non l'ho fatto apposta. Dimmi cosa c'è dentro il tuo zaino. Niente di speciale, per lo più libri di ogni tipo. Ho trovato tutte le penne, i quaderni, non mi interessa nient'altro. Ah, sei andata a scuola una volta, vero? Sì, l'ho fatto, mi sono divertita un mondo. Sei sicuro di aver capito la mia domanda? Pensi che tutto nella mia vita debba essere cupo e tetro? Beh, ti sbagli. Va bene. Che cosa ti è piaciuto per la maggiore lì?
Beh, le stanze erano molto luminose, non come a casa. E poi... cos'altro? Vediamo. Anche i letti erano morbidi e il cibo era buono. Se il cibo era buono nelle scuole, figuriamoci a casa. Vuol dire che la madre cucina una merda. Dall'altro ho frequentato tutte le lezioni. Gli altri hanno sempre saltato. Probabilmente sono stati rimproverati duramente. Sorrido dolcemente, assorta in caldi ricordi. Non è mai finita la scuola. Già. Quindi ha abbandonato la scuola. E perché? Ricordi il tuo ultimo giorno lì? Era un giorno normale. Papà è venuto a prendermi prima del solito. Mi ha detto che sono già troppo grande per il programma scolastico. Mi sono anche resa conto che qualche tempo fa i compiti erano troppo facili. Poi siamo saliti in macchina e siamo andati a casa. La mamma ci accorse lì. Cenammo e andammo nelle nostre stanze. Ah. E poi cosa è successo? Non me lo ricordo. Ha importanza? Magari padre poi si è suicidato subito dopo. dimmelo di nuovo. La tua memoria è così scarsa? Ti prego, bene. Ti posso dire la torta? Vabbè, di... sì. Meglio. Ah no, aspetta, c'erano cose diverse. Aspetta. Papà mi trascinò fuori dall'edificio scolastico mentre mi grattavo e mordevo. Gli insegnanti non intervennero. Quella scena era ordinaria per loro. Chissà cosa ha fatto quel moccioso. Ah. Quindi, Yuki ha fatto una buona osservazione, i letti, quindi l'infermeria della scuola. E infatti ora con questa frase mi ho capito che lei non è normale. Poi mi spinsi in macchina e tornammo a casa in completo silenzio. Per favore non discutiamo ulteriormente. No, tu me lo dirai di nuovo. Papà compra il latte mentre tornavamo a casa, porca miseria! Vabbè, niente. Alla fine siamo ritornati sul latte. Di nuovo. Odio il latte così tanto. La mamma non era in casa. Di nuovo. Odio così tanto la mamma. Cosa è successo poi? All'improvviso sento gli occhi di qualcuno sulla mia schiena. Sapendo che questi momenti non vanno mai ignorati, mi volto. Ma non c'è nulla. E poi? Ok, qua non ho capito. Cioè dice una cosa del tipo, tutto ciò che è accaduto dopo è caduto dopo qualcosa che ha portato a tutto ciò che è accaduto. Dopo ciò che è accaduto. What? Che niente. Guardo di nuovo la mia borsa. La luce che entra nella stanza attraverso la finestra luccica sulle parti metalliche. E c'è anche un'ombra sotto di essa, e che significa che è vera, purtroppo. Comunque sia, non mi interessa. In un impeto di rabbia, improvvisa finisco quasi per prendere a calci la borsa. Ma riesco a fermarmi in tempo. Se lo sposto anche solo di un centimetro, l'intero quadro crollerà e diventerò cieca. È già successo innumerevoli volte. Che intendi con diventare cieca? Ho passato mesi a memorizzare la posizione di ogni oggetto nella mia stanza. Ecco perché riesco a vederlo in modo così chiaro e vivido. Infatti, guarda i tuoi piedi. I piedini, amore! Ecco. No, guarda! Abbasso lo sguardo e vedo che un piccolo insetto sta strisciando verso di me dalla mia borsa. E pensavo che stavo in mezzo alle dita dei suoi piedini.
Amore, i piedini alla fine sempre ritornano, amore. Mi chino per raccoglierla, sta lucciolina. Ecco, pure questa entra nel suo orecchio. Dopo essere entrata ronza per un po' e poi tace. Questo è un po' triste. Mi chiedo perché. Non importa, l'importante è che non sia più solo. Continuiamo la ricerca? Ok. Mamma raga, che cazzo ho messo stasera in live, veramente. Vediamo un po', che cos'è questo, un libro? Ah no, ah è quello del... ah! Dove fai i disegnini, amore? Metà delle sue pagine sono vuote, che significa che sarà ancora valido per un paio di anni. Io ho paura di vedere che cazzo disegna questa. Disegni così raramente, perché? Non è ovvio, se finisco le pagine dovrò comprare un nuovo... un nuovo album da disegno. Non posso raggiungere la cartoleria a piedi, devo prendere l'autobus. Ti rendi conto che tipo di incubo può diventare? Beh, aspetta, ma vedi qua. Puoi chiedere a tua madre di comprartene uno. Comprare cosa? Chiedere a chi? Riesce a formare frasi coerenti? Ah, dice non fare la scema, mi chiede a tua mamma. Sei così dislessico. Ah, io? Ecco. Manchi di empatia. È colpa mia? Mi avvicino all'album da disegno, passando sopra i fili, sacco a pelo, le crepe nel laminato e il riflesso dalla finestra. Il quaderno di schizzi... Vabbè, il quaderno di schizzi è appoggiato sullo sgabello. Dalla mia altezza sembra che allo sgabello manchino due gambe. Mi accovaccio e guardo di nuovo. Tutte le gambe sono al loro posto. Ok. Puoi capire come abbia fatto a non vederne due prima. Sarò in grado di pensare a un'allegoria interessante. Vabbè, studio questo quaderno. Le pagine sono... ah, sono candide, no? Proprio bianco puro. L'ultimo disegno è sepolto nella pagina precedente. Come dovrebbe essere? Vorrei vederlo. Forse la prossima volta. Un'impresa folata di vento gelido irrompe nella stanza e fa frusciare le pagine. Oh no! Ora vediamo il disegno! Oddio, vediamo il disegno. Chiude gli occhi. Ma io non li chiudo, li tengo aperti. Il solo caratteristico delle pagine che si girano riccheggia con il mal di testa nella mia testa. So cosa sta per accadere. Il fruscio è cessato, anche se il vento continua ad ululare da ogni direzione. Può significare solo una cosa, il quaderno è aperto alla prima pagina. Si aspetta ancora un po', il vento lo chiuderà. Non dovrò guardare, si aspetta ancora un po'. Se aspetto, apri i tuoi occhi. No. Ok, fallo. No, so che stai mentendo. Calmati. Ma si calmerà prima o poi? Va bene. Apri i miei occhi. Con la massima cautela. Il quaderno ancora aperto accendo. Nessun disegno, niente. Le pagine sono ancora bianche. Me lo sono immaginato. Ma che... ma dai, che fregatori. Volevo vedere un disegno particolare. Che palle. Io non vedo cosa disegna lei. Sei tu quello intelligente qui. Dimmelo tu. La prossima volta non chiudere gli occhi. Non riuscì a finire di parlare perché le pagine ricominciarono a muoversi. Non chiudere gli occhi! Non costringermi a farlo, ho paura. Ah, cioè, cioè, credimi. No, tutto ciò che è passato dovrebbe rimanere nel passato. Non sei riuscito a convincermi, basta, chiudi gli occhi. Guarda lì! Una luce appena visibile filtra tra le pagine. A ogni nuova folata diventa sempre più luminosa. Una lucciola! Il vento cessa immediatamente. Per un attimo il mondo sprofonda in un silenzio perfetto. Ma solo per un attimo. Il ronzio che mi ha sempre perseguitato riempie l'ambiente circostante, ma ora non ha più importanza.
No, devo vedere il disegno, che fregatura, raga. Ok, e altra lucciola che entra nel suo cazzo d'orecchia. No, però che fregatura. Vabbè, abbiamo solo questi da vedere. C'è l'ombrello, raga. L'ombrello. Perché mi fa venire... E poi controlliamo se si può interagire con latte. L'ombrello emana un leggero senso di freschezza. Non c'è da stupirsi, è l'unica cosa che mi difende dai tuoni che si addensano sotto il mio soffitto. Raga, sotto il suo soffitto i tuoni. È una tale benedizione che possa farlo senza il mio aiuto. L'ombrello da notera, vu. Ah! No. Ma è un incubo quel cazzo l'ombrello. Vi giuro, ragazzi, da quella volta che vedi quella scena. Ma è più a saltellare con l'ombrello in mano. Con le scale. Ecco. No, io voglio controllare l'ombrello. No, perché l'hai detto, è impossibile che una lucciola si nasconda nell'ombrello. Io però voglio controllare lo stesso. Ah, non c'è proprio, ok. Bah, che delusione. C'è anche il letto da mezzo. Tutti gli scompartimenti sono chiusi a chiave. Ah, non è durato un cacchio? Vabbè. O c'è il letto. Vediamo un po'. Ok, Yuki, buonanotte. Guarda, datti il minutaggio preciso, sarà un po' complicato, Yuki, perché tieni conto che comunque le live le vado a separare e poi ricarico tutto su YouTube. Questo è il mio sacco a pelo, è morbido e caldo. Sono sicura che nessun essere vivente saprebbe resistere alla tentazione di passarci dentro un minuto o due. Vorrebbero scavare in profondità con un paio di articoli preferiti. Chiudere gli occhi e poi... Ehi, ti... Stai già dormendo? Mi schiaffeggio delicatamente le guance per tornare in me. È già mezzanotte passata da un pezzo. Di solito a quest'ora dormirei come un ghiro. Ma non posso. Anche lei dorme all'orario delle galline. Come molti di voi. Continuiamo la ricerca. Posso trovare qualcosa dentro? No, i miei pensieri non hanno la caratteristica di far addormentare. Al contrario, caso sono sempre insonnia, come questa notte. Sì, perché ovviamente lei non... non ha una vita felice. Notte, Yuki. Vabbè, comunque notte, mi fa piacere... Yuki. Ragazzi, comunque mi fa piacere che ad alcuni di voi... Stia piacendo sto gioco che è proprio di nicchia, ma a livelli allucinanti, A me sta piacendo un casino, molto affascinante. Vabbè, per lei cercare qui non ha senso. Hai visto tutto? Vediamo un poco, Vediamo se possiamo... Qui. Ah, qui! non è facile uscire da qui. Ah, ok, mi ho già visto. Le lampadine! Sì. Eccoli. Sei serio? Cosa c'è? Perché le lucciole sono attratte dalla luce? Credo che siano già abbastanza autosufficienti da questo punto di vista. Beh, solo se volessero deliberatamente abbassare la loro autostima. Come queste sono le radio. Niente. No, ma è impossibile. Cioè, assurdo, non mi permette di... Cioè, abbiamo veramente visto tutto. Credo di sì. No, proprio se poteva fare qualcosa in base alla musica.
Wow, ho messo proprio la musichetta più simpatica di tutte, vedi? Sembra uno che sta ruttando a mitragliatrice. Complimenti. Sei tu, amore, dopo il sushi. È vero. Sei tu. Sei tu che fai così. Mi permette proprio di cliccare, porca miseria. Sto provando a cliccare a mitragliatrice, ma niente, 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 niente. Mi sa che per ora non possiamo interagire. Vabbè, finiamo la ricerca, raga. Penso che non ci sia nient'altro. Mm-hmm. Però, giusto per sicurezza, io mo voglio vedere un attimo una cosa. A fede di cerchini? Sì. Uè, ciao, Bard Artist. Benvenuto. Oh, ciao! Benvenuto in questo gioco folle. Oddio, sei tu. È un'amica mia. Che sorpresa. Ah, ok. Amore, quando hai detto sei tu, pensavo che ero io. Dice, ma che c'ho una doppia personalità qua. Oh, è tutto a posto, allora. Oh, stiamo a fare un gioco bellino. Anzi, un po' strano, ma è molto figo. Mi sta piacendo un sacco. Sì, infatti parlavo di lei. Anzi, lei era pure venuta in una mia live. Oddio, raga, cosa sto a scoprire qua? Che scoperto? Qua. Ma ho scoperto delle cose assurde. Vabbè, raga, poi analizzeremo il tutto con molta più calma. Praticamente, raga, per farvi capire, questo titolo rispetto all'altro ha più di un finale. Allora, io ora vedrò che finale otterrò con queste mie scelte. Poi magari per gli altri finali vedrò direttamente la guida. Però penso lo faremo comunque poi in un'altra live, perché sennò qua non finiamo più. Intanto, continuiamo. Dai, vai. Sì, famoso ventilatore. Quello che si è comprato anche Vincent. Ma mi fa piacere che hai continuato qui. Hai trovato tutte le lucciole, fantastico. Mo ce lo dirai, no? Sono riuscito a raccogliere i miei pensieri, ma qualcosa mi preoccupa ancora. D'altra parte non avrei dovuto essere felice comunque. Perché no? Se perdo qualcosa e poi la ritrovo, si torna semplicemente al punto di partenza. Non c'è alcun cambiamento. E la felicità consiste sempre nell'essere positivi, giusto? E non fa bene pensare troppo. Fa male. Voglio dormire. Che dici di prendere un po' d'aria fresca prima di andare a dormire? Che senso? Beh, al balcone a prendere aria. No, perché ma questo si butta giù dal balcone, ragazzi? No. In qualche modo, quelle parole hanno scatenato in me un attacco di panico. Mi allontano inconsciamente dal balcone. Non credo sia una buona idea. Perché? Può sembrare una sciocchezza, ma mi sento come se qualcuno mi stesse osservando. Che diciamo? Rimaniamo qui? Sì, dai, rimaniamo qui. Rimaniamo già qui. Cosa farai? Perché questa stupida domanda? No, al piano terra sicuramente non ci siamo, siamo parecchi in alto. Vado a dormire naturalmente, sperando che il domani arrivi solo dopo un anno, un decennio. Comunque ragazzi, non ci stanno due finali, ce ne stanno più di due. Ah, ecco. E sapete qual è la cosa divertente?
è che qui non puoi salvare a slot, quindi ti tocca rigiocare il gioco dall'inizio più volte. Ah, che bello, fantastico. Fare gli altri finali sarà veramente una goduria. Guarda. Sempre se avrò voglia di farlo, onestamente. Dipende sempre dagli altri finali come sono. Immaginare di essere fuori dal mio guscio mortale, ma allo stesso tempo essere ancora a me stessa, e ridicolo come il latte fuori da una busta di latte, eppure. Non c'è bisogno di parlare ad alta voce per farmi capire che sei preoccupato per me. Sei la mia waifu material. Lo so già. So anche che il tempo a nostra disposizione è poco. Non prenderai un'altra pillola. Certo che no, infatti non la prenderò nemmeno domani. E dopodomani. E mai più mai. Questo. E questo è un addio allora? Un altro piccolo favore da chiedere. Un favore davvero, davvero piccolo. Ok, qual è questo favore? Faccio la maratona, Ruby. Ecco. Oggi ho detto troppe cose, un sacco di cose che vorrei dimenticare per sempre. Non ti biasimo, ma era davvero necessario? Vedrai domani. No, non riuscirei a dormire così. Vabbè, qual è il favore? Mi gratto nervosamente i polsi e mi mordo il labbro inferiore. Aspetta, hai paura di dirmelo? Sì. Ho anche paura che possa succedere qualcosa di brutto se te lo dico. Ho anche paura che quando succede qualcosa di brutto succeda qualcosa di molto peggio. Oddio, raga, che cazzo ci chiederamo? Cioè, non ti lascerò solo fino a quando non me lo dirai. Bullo, no, tu? Ok, va a fare la Nina Nanna. Sempre più Yume Nikki, quel vibe. Ah, ma veramente, mi è venuto voglia di giocarlo. Sì, ma poi hai visto pure tutta, diciamo, l'animazione. Vedi qua pure, c'è tipo il pavimento che si muove. È proprio Yume Nikki. Secondo me il creatore è fan di Yume Nikki sicuramente al 100%. Vabbè, mi infilo nel sacco a pelo. La parte inferiore della stanza è molto fredda. Mi affretta ad avvolgermi nelle coperte, anche se la stufa elettrica lavora sodo per tenermi al caldo. Oh, questa palla. Ancora devo andare a dormire con un pezzo, metto a parlare. Sono triste perché i sogni non arrivano più. Non mi crederai se ti dico come l'ho affrontato all'inizio. Beh, certamente ti crederò. Lo so, era una battuta. Beh, comunque, mi sono lavata la faccia, ho lavato i denti, mi sono sdraiata e ho iniziato a immaginare di guardare un sogno. Ah. Non ho dormito affatto, ovviamente. Al mattino avevo sempre l'aria sonnata. Sì, raga, ma... Ma voi... Cioè, voi... Ma vi rendete conto che significa fare gli altri finali? Si legge tutti i dialoghi. Mamma mia... Allora, tenete conto, ci sono delle visual novel, ormai tantissime, che ti permettono di mettere l'autoskip di dialoghi già letti, che è comodissimo. Qua ovviamente non ci sarà! E col cazzo che lo farò gli altri finali, raga! Lettere che fluttuavano nell'aria, strane sagome che apparivano nei luoghi più inaspettati, occhi sporgenti con pupille pallide e tremanti. Era spaventoso, sai? Poi un giorno ho rischiato di morire, sono crollato al centro della stanza e non sono riuscito a muovermi per un po'. E poi sagome, lettere e occhi erano sospesi su di me e sibilavano. È stato orribile. Guarda, Ruby, sarei capace di farlo, sai? E ben meritato, credo. Mi sentivo come se fossi stata colta dalla più grande bugia del mondo. Sì, è stato esattamente così. Dopodiché ho smesso. Dai, dillo, non avere paura. Stanno ancora ascoltando. Usa le tue mani. Inizio a ruotare caoticamente le dita con entusiasmo, formando forme complesse.
Vuoi che ti racconti una favola della buonanotte? Raga, io... Lo Tzu! Ti aiuto. Dice, non dirlo perché ti sentiranno. Rilassati, nessuno ti sente. Allora, che ne dici? Cioè, sono felice, ma che cavolo dovrei dirti? Parla di qualcosa senza fermarti. Mor, tu su questo saresti una maestra a sparare stronzata tutta birra. Non sai di cosa stai parlando. Non credo sia il caso, Ruby. Assolutamente no. c'è sempre una lolly. Vabbè, concentriamoci su qualcosa di veramente importante. Chiudi gli occhi. Ah, meno male, raga. Pensavo che avrei letto per altre ore. Leggendo stronzate sulla favoletta della buonanotte. Oddio! Ma è la grafica del primo gioco! Ah, ragazzi, ma questa è la continuazione! Mi sveglio su una panchina di legno! Davanti a me c'è un vicolo stretto e poco illuminato, una strada terribilmente familiare. Dove posso averla vista? Ma non ho... Finalmente! Sento una voce provenire da un lato. Mi giro e vedo un ragazzo con una strana espressione sul viso. Che cazzo è questo? Sei in ritardo. A me che questo qua è l'amico del web, amo! Ti immagini se è lui? Mio Dio. Chi sei? No, ragazzi, non vorrei che fosse tipo uno stupratore questo. Oddio, un loli. No. Non vorrei vedere una scena di stupro prima di andare a letto, sapete com'è. Non sembra il caso. Non andremo da nessuna parte così, riprova. Poi fa un respiro molto profondo. Tu sei in ritardo. Lo guardo confuso, lui ricambia lo sguardo anch'esso confuso. Scusa? Il ragazzo annuisce soddisfatto. Vedi, molto meglio. Hai un nome? Mi chiamo... Il nome di merda. Tresca. E che è un pesce. No. Lancio uno sguardo di valutazione al monello. È così giovane. Eppure mi viene già incontro con domande del genere. Non sono affari tuoi. E poi qualcuno mi dice cosa ci faccio qui? Ehi, che maleducazione, non è che ci sia qualcun altro qui oltre a me? Non te ne ho detto nulla, io so tutto quello che c'è da sapere, tanto per cominciare. A parte il fatto che al posto su mi cagare sotto a incontrare uno con sta faccia in piena notte, senza nessun altro in giro. Pieno di fiducia, proprio. Sei obbligata ad accompagnarmi al negozio! Tresco lo dice e si mette in posa per la vittoria. Non lo farò mai. Vabbè, Ruby, poi hai letto la battuta di Ruby, Tresca amorosa, mamma mia. Appunto, è quello che ho pensato. Solo io non l'ho pensato, invece. Ah. Dai, cavolo. No, mi fate paura, altro che delusione. Capisci che rifiutare è inutile? Beh, non sei pieno di te stesso? Sono serio. Non sono io a deciderlo. Credi che io sia entusiasta della... Aspetta. Della tua azienda. Compagnia, forse. Della tua compagnia... Ah, della tua compagnia, giusto, giusto. L'azienda. Sì, infatti dici perché... No, ragazzi, il company significa pure azienda. Vabbè. È strano, passa continuamente... Vabbè, ragazzi, si vede che sto svalvolato ormai a furia di leggere qua. È strano, passa continuamente dalla felicità alla tristezza. Dal rumore al silenzio è un pazzo. E il suo nome è stupido. Lo pensa anche lei! Ecco. Ci andiamo o no? Tu puoi andare, io devo pensare. Sarei felice di farlo, ma non conosco la via.
Tesca fa un sorriso furbo. Mi morde il labbro inferiore per la frustrazione. Sarò onesta con te, non mi piaci. In risposta scoppia a ridere. Però tu mi piaci. Poi mi afferra la mano senza esitare, non ho nemmeno il tempo di replicare. Fai strada. Amore, cosa cazzo sto a vedere adesso? Il nostro viaggio verso il negozio è andato bene, se non fosse che Tresca camminava molto più velocemente di me. Comunque, ripeto, l'outfit della protagonista è bellissima. Mi piace veramente un botto. D'altra parte, a volte si fermava bruscamente e tornava indietro, studiando il terreno sotto i suoi piedi. Alla fine il viaggio è durato molto più del dovuto. Sì, Ruby, farsi accompagnare per comprare il latte. Dopo aver raggiunto le porte del negozio, siamo accorti da un cartello. Del tipo, siamo chiusi? Ah, chiudiamo tra 20 minuti. Chi ha avuto la brillante idea di indicare l'orario di lavoro in questo modo? Probabilmente hanno del personale speciale per questo. Qualcuno che corre a cambiare il cartello ogni 5 minuti è comodo. Stai scherzando? Sì. Sei così fastidioso. È molto meglio che essere noiosi. A proposito, quanti anni hai? Perché ti interessa saperlo? Non sono affari tuoi. Ah, e come ti chiami? Non sono affari tuoi. Ero pronta a prendere a schiaffi quel moccioso, ma all'improvviso è apparso un uomo dall'aspetto spaventoso dietro il vetro. Ha in mano un cartello di cartone con scritto "chiudiamo tra 15 minuti". Ah, che bello il lavoro di sto tizio, cambia il cartello ogni 5 minuti. Wow, chissà quanto verrà pagato. Mamma mia. Uè, Iora, alla prossima. Uè, alla prossima, Iora. Grazie per essere stato qui, con questa visione nuova totalmente fuori di testa. Andiamo, cosa stai aspettando? Madonna, ma quanto cazzo manca, raga? Dopo un altro giro tra le lunghe file di prodotti in scatole, ci rendiamo conto che ci siamo persi. Non posso credere che tu non sappia dove vendono il latte. Dovremmo chiedere a qualcuno? Sicuro. E aspetta. Tesca lascia la mano e cammina con sicurezza verso uno dei pochi clienti del negozio. La persona in questione ci dà le spalle, studiando qualcosa sullo scaffale. Salve, posso... Non riesco a sentire né la seconda parte della domanda né la risposta, ma il mio amico buono a nulla si blocca sul posto, guardando il cliente dritto negli occhi. Mi precipito verso di loro. È tuo? Oh mio Dio, cosa sto a vedere? Il cliente mi parla con disgusto e con un'espressione sprezzante. Che succede? Che sta succedendo? Cioè, ragazzi, tutto sto casino perché stanno a comprare latte! Basta con sto latte, basta! Vi giuro, non comprerò più latte in vita mia! Se no qua finisco come a questi, amò! Ecco. Andrò a bere il tè la mattina! O il succo d'arancia! Meglio il tè a sto punto. Se è tuo, ti prego di portarlo via da me. Sì, mi dispiace. Afferro la mano di Tresca e lo conduco via. Sta ancora guardando il cliente con la bocca socchiusa e gli occhi sgranati. Sta anche tremando. Ah, e finisce. Mi aspettavo qualcosa di pazzo. Comunque, Tresca si stava impanicando. Ora si è calmato. Mi sono spaventato così tanto. Ha detto: cosa? No, non di nuovo. What? Che senso non di nuovo? All'improvviso Tresca inizia a urlare come un pazzo. Gli copro la bocca con la mano. Il suo viso brucia. Sta piangendo. Riesci a comportarti normalmente? Non capisci? Il latte fa diventare così? Ecco. Certo che no, non capisco niente. Dare fastidio ad altre persone è comunque sbagliato. Questo è qualcosa che non capisci a quanto pare. Sei cattiva.
Chi, io? Tresca mi spinge via e scappa. Accidente. Al limite della mia visuale vedo il personale del negozio a prendere una nuova insegna alla porta. Cioè, raga, ripeto, tutto per il latte. Eccoti qui. Incontro Tresca alla cassa. Prima sono riuscita a visitare il reparto latte dove ho scoperto dove si trovava. E tu muoviti. Sento una voce arrabbiata provenire dall'altro lato della lunga fila che si è formata dopo Tresca. Mi faccio largo verso di lui. Che cosa è successo? Il ragazzo non risponde. Si guarda i piedi e annusa. Ma cioè? Sicuramente non si annusa i piedini. Oh. Vabbè. Vabbè, ci sta una... Vabbè, ci sta sempre la busta di latte tra di loro. È tuo? Sì. La prossima volta lascialo a casa. Le persone in coda fanno un cenno di... Vabbè, di assenso. Cioè, concordano. Paga la merce, per favore. Sì, certo. Ah, anche la tassa di attesa. Cosa? Ah, pure. Mi hai sentito? L'ho fatto, ma è una cosa inaudita. Tesca inizia a ridacchiare all'improvviso. E per il fatto che anche tuo figlio è un ritardato. Ah. Ah. Non è una cosa carina da dire. Mi hai sentito? Sai cosa? In un impeto di rabbia lancio una banconota alla cassa di un valore molto più alto del necessario, contando anche tutte le stupide tasse. Poi prendo una busta di latte e mi giro sui miei tacchi. Ce ne andiamo, Tresca. Passiamo tutto il viaggio di ritorno in silenzio. A un certo punto finiamo per svoltare a destra verso una stazione di servizio. Lì Tresca rompe finalmente il suo silenzio. Ti piace il gelato? No. Va bene. Guardi il volto del ragazzo. Una luce si accende nei suoi occhi per un breve momento e poi si spegne. Sai? Si allontana dal sentiero e cammina con determinazione verso l'autostrada. Lo guardo alle spalle, confuso. Ma mica si suicida, no? Yeah. Studio Shaft. È vero che mettono il collo così. Lo Studio Shaft ha fatto. Sì, ragazzi, perché vede gli anime dello Studio Shaft avrà subito capito di cosa stiamo parlando. Vabbè, proseguiamo, va. Sembra che non mi stia aiutando affatto. Una nuova luce giocosa si accende negli occhi di Tresca. Oddio, raga, un filmato. Si è svegliata piangendo. Ma perché sei veramente si è buttato sotto a un camion davanti a lei? Un'altra volta guarda sto cazzo di buco. E finisce così. Aspetta, no, è finita così? Veramente? Ma no. Eh sì. È finita. Ma non può essere così. Vero finale. Ah, skip sono due, Nikita e Mom Maiden. Ok, musica inquietante. Visual Ghost Funeral. Ecco. Ma che cacchio? Ah, questa hanno fatto l'animazione. Ragazzi, sto aspettando il ritorno di coda, la sua conclusione. Magari verrà mostrato qualcosa. Mm-hmm. Allora, mentre ci sono questi titoli, facciamo le nostre considerazioni. Ecco. Il gioco vi è... Cioè, questa visione vi è piaciuta oppure no? Ah, un ringraziamento speciale a Mondo Bizzarro con 3 R. Ecco. Allora, vi è piaciuto? A te, amore, è piaciuto?
A me è piaciuto, anche se mi ha dato più domande che risposte. A me ha dato più ansia che divertimento. Ah, qua ci sta un continuo però. Allora, ragazzi, un attimo che faccio una ricerca veloce. No, ragazzi, qua siamo fuori di testa. Oh, porca di quella puttana. Ragazzi, sono 5 finali. Ah, ecco. 5 ce ne sono. Ce ne sono 5. 5! 5! Ma... Porca puttana! Oddio, ragazzi, ci sono delle cose, dei segreti molto interessanti che sto scoprendo adesso. Però devo dirvi la verità, voi per l'orario, voi per la stanchezza che adesso ho in corpo, non ho voglia, ma neanche il tempo di analizzare il tutto. Io ora sicuramente cercherò di sbloccare a questo punto gli altri finali perché sono molto curioso. Ah, che finale è questo che ho fatto al momento, Ruby? Bella domanda. Forse è normal? Ma io le ho preso tutte le lucciole, giusto? Sì? Diciamo non c'era niente da analizzare, quindi boh. Ah, ok, ragazzi, ho fatto letteralmente il primo finale. Ah. Shop ending dovrebbe essere quello del negozio. Poi abbiamo arte tipo phone ending, il finale del telefono. Poi abbiamo il mirror ending, il finale dello specchio. Poi home and field ending. E infine stairs ending. Cioè il finale delle scale. Porca miseria. Allora, poi qual è il mio pensiero? Fare sicuramente un altro finale, mo, un'altra live con i restanti 4 finali. Probabilmente con la guida in mano, quindi saprò benissimo cosa fare.